Abbiamo partecipato con enorme piacere alla Genova Shipping Week e colgo l'occasione per complimentarmi con gli organizzatori. Certamente Rina è in prima linea al fianco degli armatori, dei cantieri, dei progettisti nel campo della innovazione tecnologica, soprattutto alla luce di quelle che sono le sfide del futuro in termini di decarbonizzazione e di lotta al cambiamento climatico. In particolare sappiamo bene che oramai il punto di arrivo è stato definito dalle organizzazioni internazionali, dall'IMO, dall'Europa, in termini di riduzione della CO2 e dei gas serra. Quello che invece rimane ancora da definire è la rotta per appunto raggiungere gli obiettivi definiti. Rina in questo momento lavora insieme agli armatori e ai progettisti proprio per trovare come, per definire come le navi potranno essere disegnate, progettate ed adeguate per ottemperare quelli che sono i requisiti di abbattimento delle emissioni in atmosfera. La sfida è indubbiamente complessa, molto complessa. Ad oggi le soluzioni disponibili sono teoricamente tante, non tutte immediatamente pronte dal punto di vista tecnologico per essere implementate a bordo. Parliamo di idrogeno, di ammoniaca, di metanolo, di biocombustibili, di gas naturale, di LPG. Indubbiamente non ci sarà un'unica soluzione valida per tutti i casi, ma più probabilmente ci sarà un range di soluzioni diverse che dovranno essere adottate in funzione poi della operatività specifica della nave. E qui Rina, con la sua competenza, con l'esperienza, con i team che abbiamo messo a disposizione di tutti gli stakeholders in Italia, in Europa, all'estero, siamo assolutamente pronti per supportare ed aiutare a vincere questa sfida.